Il ponte era crollato. Dovevo trovare un'altra strada per raggiungere il faro. Provi il caffè. Fammi un favore, figliuolo. Ho voglia di un po' di musica. Perché non metti Coconut? È la numero 6 nel jukebox. Lo farei io, ma mi si sono addormentate tutte e due le gambe. Problemi di circolazione. Ah, sì. Ma scherzi? Coconut ancora? Mi fai schifo. E ti definisci un rocker? Incredibile! Così, ecco, proprio così! Sì! Ci siamo. Diamo un'occhiata dentro. Forza! È buio qui. Ci serve luce. Puoi riattaccare la corrente, amore? Ehi! C'è nessuno? I visitatori cominciano già ad arrivare per la festa del cervo. Ne ho appena incontrato uno sul traghetto. Un famoso artista. I fogli sparsi erano pagine di un manoscritto intitolato Departure. Era il nome che avevo scelto per un libro che non avevo ancora iniziato. Il nome dell'autore era il mio, ma io non l'avevo scritto. Non ricordavo di averlo fatto. Sulla pagina il protagonista veniva attaccato di notte, nel bosco, da un uomo con un'ascia. Yeah.
La torcia illuminò inquietanti graffiti dipinti a mano. Vicino era stata nascosta una cassa di rifornimenti. Sono uscito a prendere una boccata d'aria e che notte mi ha accolta. Molti di voi forse saranno già a letto, ma se siete ancora in piedi, approfittatene. Uscite e respirate pieni polmoni. C'è un tempo sereno, il cielo è limpido. È come se la foresta respirasse silenziosamente attorno a voi. Come sapete, sono un tipo nuovo. Sembra che non sia il solo a fare le ore piccole. Amico, sei in onda. Ciao, Pat. Sono un risorto. La stazione di servizio era vicina, la sua luce un baluardo nell'oscurità. Colpa ai migliori!
Scienza rende immortali coloro che la fanno progredire per elevare il genere umano. Newton, Einstein, sarà principe. Dovevo entrare nella stazione, trovare un telefono e chiamare aiuto. Il garage era un disastro. Sembrava che qualcuno l'avesse ribaltato o che ci fosse stata una rissa. Scriverò. Continuerò a scrivere. Fuori c'è solo oscurità. Fuori dal cottage, fuori dalla storia, c'è solo oscurità. Sento la sua presenza al buio. Anche adesso sento il suo profumo nella stanza. La riporterò indietro. Sistemerò tutto. La salverò. La storia si avvererà. Se mi arrendo, è persa.